Sicuramente se sto qua è perché c'è l'interesse da parte dell'ASL di dare una destinazione a questa struttura, che tra l'altro è una bellissima struttura. Io è la seconda volta che la vedo e confermo che comunque in qualche modo dobbiamo organizzarci, dare insomma una programmazione a questa struttura, che sicuramente sarà quella della neuropsichiatria infantile, che in questi giorni stiamo valutando che tipo di attività farci. È nella volontà insomma dell'azienda di eventualmente spostare proprio il centro di neuropsichiatria infantile in questa struttura. Naturalmente sono delle valutazioni che farò insieme al commissario, vedremo in che termini ci vorrà trasferire la struttura e naturalmente parliamo di programmazione, non è che nel breve termine noi riusciamo a fare tutto, però iniziamo a lavorarci e a fare in modo che questa struttura venga utilizzata al meglio. In passato si era parlato anche della partecipazione delle associazioni, in qualche modo saranno presenti in questa futura gestione? Allora, quando parliamo di associazioni, gestione, le attività sono di ordine pubblico, quindi è la gestione che va affidata all'ASL, essendo una struttura pubblica. È in mente dell'azienda, come avete già avuto modo di vedere, che di affidare a un operatore economico esterno la gestione di questo servizio. Quindi le associazioni delle famiglie contribuiranno, voi sapete, abbiamo istituito un tavolo tecnico dove andremo a lavorare su quelli che sono i percorsi e le linee guida da utilizzare per una migliore gestione di questo settore, che voi sapete insomma è abbastanza particolare e quindi il contributo di tutti aiuta a migliorare il servizio.